Salve a tutti amici di Fantascienza Today, oggi sono qui per parlarvi di Archive Non Mi Lasciare, ovvero una pellicola apparsa di recente sulla piattaforma Amazon Prime. Si tratta del primo lavoro alla regia di Gavin Rossdale, autore appunto esordiente in questo ruolo e come esordio, devo dire, un lavoro ben promettente. Vi faccio subito una premessa: se la pellicola vi interessa, guardatela subito, interrompete la visione del video anche se non farò spoiler e al massimo tornate a vedere il video dopo. Questo è uno di quei film da vedere a mente libera, senza alcuna informazione pregressa. Vi premetto che la pellicola è spiazzante. Quando si inizia a vederla, ci si illude di aver capito dove questa andrà a parare. Io pensavo di viaggiare comodamente all'interno di un filone abbastanza definito, di vedere un epigono di altri film che parlano di situazioni analoghe a questa. Il film invece ti spiazza e lo fa arrivando verso la fine. Una volta che lo fa, poi molte scelte che durante la visione della pellicola potevano sembrare opinabili acquistano senso, profondità e struttura narrativa. Il film gode di una buona sceneggiatura, anche se scarna e minimale. Gode ancora di più di una fotografia ispirata, di un buon montaggio e tutto sommato anche di una buona regia, soprattutto in virtù del fatto che è un'opera prima. Gli effetti visivi sono all'altezza di un lavoro che si posiziona in questo segmento di mercato, che non è certamente quello dei grandissimi blockbuster, ma poggiando su effetti visivi principalmente analogici e non digitali, riesce a mantenere un buon impatto sullo spettatore, anche se probabilmente il budget non era smisurato per questa pellicola. A farla da padrone sono le scelte stilistiche di design, la scelta delle location, la scelta delle ambientazioni, degli ambienti, della stagione in cui è stato girato il film, della luce. Hanno sfruttato al meglio tutto quello che potevano avere, a fronte appunto di una storia che, probabilmente appunto complice il voler tenere il budget anche compatto, funziona bene nella sua scrittura appunto minimale e molto stretta. Devo dire che, come vi permettevo, la chiusura del film, il colpo di scena finale, che appunto vi spiazzerà se non avete cercato prima sul web, ecco, finisce per dare un senso diverso a tutto quello che avete visto. Non vi nascondo che il film a me è piaciuto molto. Ha un tempo, un modo di entrare in scena estremamente garbato, un po' cerebrale ma non troppo, un po' misterioso ma poi si spiega, non rimane tutto campato per aria, e ha un tempo di narrazione che io gradisco molto. So che questo film potrebbe risultare lento per molti, perché lento è, indubbiamente. Se volessimo raccontare la trama in 20 secondi ci riusciremmo. È la classica pellicola che vive sul tentativo di comprenderla e sull'errore che si farà della valutazione, appunto, perché è veramente difficile arrivare in anticipo alla soluzione finale. Questo succede spesso, non succede in questo film. Un'opera da guardare se amate un film che vi faccia realmente pensare e non solo divertire. Forse il suo neo è proprio il fatto di concedere poco al puro divertimento. Non è un film dal grande intrattenimento. Ci sono momenti in cui si rischia di mollare pensando che la pellicola finisca in un qualcosa di già scritto.
segue in qualche modo la struttura dei corti, con la necessità cronica e di pancia di quel colpo di scena finale che stende allo spettatore, forse appunto per effetto di essere un'opera prima. In effetti qui il risultato si centra, ma è un tipo di pellicola molto rischiosa, perché se non si riesce in una pellicola strutturata come questa a portare un buon colpo di scena sul finale, beh, tutto il lavoro risulta debole. Questo invece è un film ben riuscito. È una pellicola che ama tratteggiare tutto quello che gira attorno alla storia, che non ne è il cuore, è appena tratteggiato, appena abbozzato. Abbiamo una vaga idea di quello che è il mondo attorno al protagonista, il mondo fuori dalle quattro mura del protagonista, del luogo in cui vive il protagonista, della casa domotica con intelligenza artificiale che lo assiste. Tutto quello che è al di fuori è appena abbozzato, e questo riesce ad esaltare ancora di più quella dimensione di ritiro e quasi claustrofobica in alcuni momenti in cui si snoda la storia. Una storia che inizialmente può ricordare quelle di Asimov, a me anche qualcosa di Gibson, per finire poi su temi del tutto attuali e con una cifra stilistica molto legata ai tempi che stiamo vivendo. È un film che vi consiglio, come avrete capito, se amate storie dal passo non celere e appunto a cui bisogna prestare molta attenzione, cogliere i particolari e lasciarsi trasportare e stupire. Siamo davanti ad un regista promettente che ha saputo sfruttare bene un cast comunque di altissimo livello ed importante, e a cui io darei una grande fiducia. Spero di vedere presto altri suoi lavori e che non si faccia prendere la mano magari dalle mode del momento, perché comunque ha dimostrato in questo film di avere un suo modo, una sua cifra, un suo linguaggio. Un saluto a tutti gli amici di Fantascienza Today, ci vedremo qui presto sul canale con un reportage dal Salone del Libro di Torino. Per ora un saluto a tutti, arrivederci a presto, sempre qui su Fantascienza Today.